Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo la alegría enorme de conversar y poder entrevistar a un jugador increíble, otro gigante del voleibol mundial, con un currículum impresionante en campeonatos del mundo, campeonatos europeos, ligas mundiales, ligas en Italia, un jugador italiano que fue el gran armador que tuvo la selección de Italia de los 90, de los 80, me refiero a Paolo Toffoli. ¿Cómo estás, Paolo? Mucho gusto. Molto bene, io parlo italiano, tutto bene, grazie per questo invito, questa intervista, questa chiacchierata insieme, grazie. Fantastico. Paolo, por favor, partamos conversando de tus inicios. Cuéntame, ¿dónde comenzaste tú a jugar voleibol y por qué justamente voleibol? Cuéntame de tu comienzo, por favor. Come ho iniziato? Ho cominciato per caso. Intorno a una parrocchia, intorno a una chiesa, avevo 10 anni e ho cominciato a giocare a pallavolo lì e piano piano dopo non mi sarei mai aspettato di arrivare in alto, no? Arrivare ad alti livelli. Ho cominciato così per scherzo, giocando, e piano piano ho visto che avevo talento, bravura, ma anche ci è voluto molto sacrificio per arrivare a certi livelli, quindi è andata bene, però ho iniziato per caso, così, per poi fortuna, bravura, un cocktail di cose che sono riuscito ad arrivare in alto. Oye Paolo, y bueno, yo tuve la alegría y la suerte de jugar en Italia en el 85 en el Mundial Juvenil, sí. Milán, donde tú jugaste por la selección y fuiste campeón, vicecampeón mundial. Y con Chile jugamos contra ustedes en Bolonia, en una fase, creo que segunda rueda, me imagino. ¿Cómo fue todo ese proceso? Cuéntame un poco cómo fue ese proceso de la selección juvenil, porque ahí tú jugabas con otras estrellas como André Gardini, Luca Cantagalli, Claudio Galli, o sea, y fue una generación que marcó también un antes y un después en Italia, que fue muy importante después para todo el desarrollo mundial de Italia. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso de ese mundial. No, è stato importante perché con quella nazionale lì, con quel gruppo, abbiamo giocato tanti anni insieme. La Federazione Italiana aveva cominciato questo progetto, infatti quel gruppo che abbiamo fatto il mondiale nel 1985 era un gruppo che era stato un anno insieme, abbiamo fatto militare insieme, un anno completamente insieme a Bologna per allenarci tutti insieme, e da lì è partito questo progetto. Infatti l'allenatore era Alexander Schiba, l'allenatore, sì. Che poro è morto, poverino, sì. Però da lì è nato questo progetto che dopo la Federazione Italiana ha fatto nel tempo, perché dopo è nato il Club Italia e fino a un anno fa venivano presi i giocatori e tenuti qualche anno insieme per fare i campionati giovanili. Però ecco, da quel gruppo lì, dal gruppo dell'85, siamo usciti tanti giocatori: Galli, Gardini, Zorzi, c'era, altri giocatori, Berti, Cantagalli. Cantagalli, insomma, chiaro. Sì. Cantagalli è stato un bel gruppo, è stato un bel progetto, sì. Arrivammo secondi, Russia prima, però ecco, è stato sicuramente un gruppo che dopo nel futuro ha fatto bene. Exacto. Y ese grupo tuyo después se integró a un equipo que ya venía desde hace años jugando juntos. Estaba Andrea Lucchetta, había Robodengo, otros grandes jugadores de Italia de los 80. ¿Cómo fue ese proceso de integración de los más jóvenes con los más viejos, entre comillas? Scusa, questo non ho capito la domanda. Matías, aiutami, por favor. Sí. Repítela al Alfredo para yo traducirla en forma. Claro, porque la generación de él, del Mundial de Italia de 85, después se integró un equipo, entre comillas, con jugadores más viejos, que venían jugando desde mucho tiempo antes. ¿Cómo, pregúntale, por favor, cómo fue esa integración de los más jóvenes con el equipo mayor, entre comillas, y cómo se dio? Porque a partir de entonces el voleibol de Italia empezó a despegar. Alfredo ha detto che voi siete una generazione e poi siete integrati con una generazione più vecchia. Nel senso, come è stato quel processo lì?
Ma sì, no, no, è stato buono. Sì, in effetti c'erano giocatori più, diciamo, vecchi, tra virgolette, tipo Lucchetta, cioè, c'era nel gruppo del Mondiale, dopo era Anastasi, De Giorgi, però diciamo lo zoccolo duro, il gruppo quello era quello, il gruppo dell'età nostra, quindi del gruppo nostro. Vabbè, si è inserito anche Bernardi, che è 2 anni più piccolo, poi c'era Bracci, Masciarelli, insomma. Però ecco, è stata una cosa graduale. Teniamo conto che nell'88 l'Italia a Seul, le Olimpiadi, arrivarono decimi o undicesimi, non è che avevano fatto un grande risultato. L'anno dopo, 89, arriverò Julio Velasco e ci radunò, e da lì cominciarono a vincere. 89 l'Europeo in Svezia, però diciamo fu una cosa graduale, piano piano, e ci abbiamo creduto. Però diciamo il gruppo vero era il gruppo nostro, diciamo dell'età nostra, quindi il gruppo solito. Exacto, exacto. Claro, como dices tú, se dieron varias cosas. La llegada de Julio Velasco, la integración de ustedes a un equipo, no mayor, pero un equipo con gente con más experiencia. Y como dices tú, empezaron a lentamente a ganar. Y por ejemplo, yo me acuerdo que en 1989 en Suecia, ustedes salen campeones europeos por primera vez. Y a partir de entonces empieza toda una serie de campeonatos a nivel del mundo, la Liga Mundial, campeonatos, bueno, los Juegos Olímpicos. ¿Por qué crees tú que ustedes empezaron a ganar? Porque en una época que había equipos muy fuertes como Cuba, Rusia, Brasil, Estados Unidos, ¿por qué crees tú que Italia logró llegar tan arriba? ¿Cuál fue, crees tú, el mix de lo deportivo, lo anímico, el trabajo de grupo? Diciamo che la nostra forza di quel gruppo lì è che eravamo un gruppo di giocatori che anche avevamo vinto un europeo, il mondiale, vincevamo il mondiale, dopo una settimana tornavamo in palestra a allenarci e come se non avessimo vinto niente. Dovevamo sempre avere un miglioramento, crescere. Non ci siamo mai seduti, siamo campioni del mondo, siamo seduti campioni d'Europa. No, noi puntavamo sempre a migliorare, a fare sempre il salto di qualità. E secondo me il nostro gruppo fu un gruppo importante, grazie al cocktail di giocatori con teste diverse, grazie anche a Julio Velasco come allenatore, e ci siamo trovati. È stato da una parte anche bravura, sì, ma anche fortuna di trovarsi insieme, però la nostra forza era che mai ci accontentavamo, cioè noi volevamo sempre vincere, e non era facile vincere, perché ogni anno dovevi vincere. Tutte le squadre giocavano forte contro di te per vincere, noi dovevamo vincere, noi ogni anno abbiamo vinto sempre qualcosa. E sempre questa è stata la nostra mentalità, la forza nella testa che ci ha fatto vincere per tanti anni di seguito, quindi questo è stato. Però ci sono stati momenti di difficoltà, abbiamo tante anche sconfitte, abbiamo vinto tanto, però tante sconfitte, però eravamo forti mentalmente che come squadra, anche se partivamo male, giocavamo non bene all'inizio, ma noi sapevamo che alla fine usciamo fuori, piano piano, quindi era più una forza mentale. Es cierto, yo tuve la oportunidad de conversar con algunos jugadores cubanos o argentinos y ellos nos comentaban que les gustaba mucho jugar contra ustedes porque ustedes, siendo europeos, son latinos y tienen otra forma de expresarse, distinto a los rusos o a los equipos búlgaros que son más fríos. Pero en el fondo, el equipo donde tú jugabas, jugabas, qué sé yo, con Sorsi, con Gardini, era un equipo muy, muy moderno. Un equipo que tenía una forma de jugar muy bonita. Yo lo que he visto, obviamente hoy día en YouTube, con la tecnología, es que era un equipo que jugaba como un reloj, jugaba muy ordenado, tenía un sistema de juego muy, muy ordenado. ¿Eso lo administraba Julio Velasco con ustedes? ¿Había un trabajo en conjunto, un entrenamiento? ¿Cómo se producía eso? ¿Era o Julio Velasco daba la orden y ustedes obedecían? ¿O había una comunicación? Cuéntame un poco cómo era ese trabajo de entrenamiento aplicado al juego.
Mattia, che sanno. Fammi traduci, Mattia, un attimo un po' qualcosa, sì, perché non è. Lui ha parlato molto. Come? No, Alfredo stava dicendo che giocatori come i cubani, che lui ha anche intervistato, anche argentini, gli piaceva molto giocare contro Italia, perché voi come squadra avevate un atteggiamento molto latino, molto forte, diciamo, sì, come si dice in italiano, con sangue molto calda, vero? Quindi la domanda di Alfredo è come siete riusciti a fare il vostro allenamento, come facevi l'allenamento per poi tradurre quel gioco che secondo Alfredo era come voi eravate come un orologio giocando, sì, molto ordinato, certo? Sì. Quindi come era il discorso dell'allenamento? Era il allenatore quello che dava l'istruzione o invece sì, come era il processo lì? Dunque, diciamo, allacciandomi a quello che ho detto prima, la nostra forza sì, che eravamo forti mentalmente, anche gli allenamenti, eravamo una squadra che non mollava mai, che dava sempre il 100% in allenamento. Certo, Velasco era un allenatore molto esigente. Velasco, oltre che bravo tecnicamente come allenatore, era anche bravo psicologicamente, perché lui riusciva a capire ogni giocatore. Sapeva a me, Paolo, se io davo il 100%, se davo il 95% lui vedeva, quindi veniva lì a rompere le scatole, star sopra, quindi c'è stato sempre sopra. Dopo lui la bravura sua è stata che ha capito ogni giocatore, perché alla fine l'allenatore, la bravura di un allenatore è capire ogni giocatore, come prenderlo, come stimolarlo per allenarsi sempre di più. Però noi quando ci allenavamo davamo sempre il 100% e lui era molto esigente, ci teneva 3 ore alla mattina, 3 ore al pomeriggio, allenamento, allenamento, anche se eravamo stanchi, lui diceva sempre che dovevamo giocare anche con la stanchezza, dovevamo sempre, saltavamo meno, salto meno, però la testa sempre lucidi, sempre razionali, dei computer che dovevamo sempre ragionare ed essere forti. Infatti per quello che le squadre, tutte le squadre, le altre nazionali che giocavano contro di noi facevano fatica, perché vedevano che noi non mollavamo mai, noi eravamo sempre lì. Per battere noi dovevano giocare al di sopra, quindi è stata sempre un po' la nostra forza mentale, che riusciamo a battere un po' tutte le squadre. E anche per questo abbiamo vinto per tanti anni di seguito, perché può capitare che una nazionale può vincere 1 o 2 anni e poi dopo non c'è più, scompare. Invece noi abbiamo continuato per anni a vincere, ma perché eravamo forti mentalmente, ci siamo trovati insieme. Però ecco, da una parte c'era Velasco, che era molto, molto esigente, e dovevamo dare sempre il massimo. Esatto. Oye, Paolo, Cosa ¿y cuál? importante che dio ahí, Alfredo, Perdón, disculpa, dime. che nel fondo lo che decía Paolo è che, bueno, una delle principali ragioni per le quali dice che la squadra era forte perché ellos mentalmente erano molto forti, certo? E fueron compitiendo e ganando cada vez más, e cada vez che ganavano volvían al gimnasio convencidos de que no habían ganado nada, sino que tenían que volver a jugar y volver a ser, ¿no es cierto?, fuertes para poder seguir ganando, que en ese periodo no era fácil ganar. Y que el entrenador era fundamental, principalmente porque conocía tan bien a los jugadores que sabía perfectamente cuánto estaba rindiendo cada uno, y según de cómo estaba rindiendo, él cambiaba la estrategia de juego para de a poco volver de nuevo al nivel y ganar, y volver a ganar, y volver a ganar. Ese era Buenísimo, un poco buenísimo. el concepto. Oye, Mati, ayúdame entonces ahora con la siguiente pregunta. Pregúntale, porfa, si siendo el equipo con tanto triunfo, europeo, mundiales, ¿por qué cree él League. que el Juego Olímpico, qué pasó, por qué no pudieron ganar los Juegos Olímpicos en Atlanta o en Atenas? ¿Por qué cree él, siendo el equipo tan bueno, con tantos triunfos? Hai capito perché non Capito, siete capito. riusciti a Comunque vincere le Olimpiadi? sì, bravo, intanto ho capito. Infatti noi abbiamo vinto tutto come carriera, l'unica cosa che ci rimaneva da vincere era la medaglia d'oro olimpica. Siamo arrivati 2 volte secondi e 1 volta terzi.
Sì. Non siamo mai riusciti perché era il coronamento di una grande carriera, avremmo vinto tutto. L'unica cosa, alle Olimpiadi, io ho partecipato a Barcellona, Atlanta, Sydney e Atene 2004 e non siamo mai riusciti a vincere la medaglia d'oro. Forse siamo andati più vicini per vincere la medaglia d'oro a Atlanta nel 96 e abbiamo perso contro l'Olanda 3-2. Però era l'unica cosa da vincere e ci è rimasta qui. La medaglia d'oro non siamo mai riusciti, però la vinceranno magari l'Italia. Probabilmente arriveremo alle Olimpiadi, che eravamo sempre tra i favoriti per vincere, e noi avevamo molta pressione, magari non abbiamo saputo tenere la pressione. C'è da dire anche che l'Olimpiade è sempre un torneo particolare, perché un mondiale, l'europeo, tu vivi in un albergo, e mangi, cioè vivi, no? Ti concentri 2 settimane, 10-15 giorni stai lì. Nell'Olimpiade tu vivi all'interno di un villaggio con altri atleti. Mentalmente ci sono più distrazioni, cioè un modo diverso di affrontare una grande manifestazione. Quello potrebbe aver influito, però eravamo già esperti, quindi non è, queste sono giustificazioni che sto pensando io, però purtroppo non ci siamo mai arrivati, eravamo favoriti. Poteva essere, diciamo, io dico sempre la ciliegia sopra la torta, come era l'ultima cosa da vincere, che coronava una grande carriera, che avevamo vinto tutto, però c'è rimasta la medaglia d'oro e peccato, peccato, però va bene, uguale. Mati, ¿me ayudas? La respuesta? O sea, se entiende, pero para los espectadores Sí, entienda mejor. pero sí, principalmente el concepto que da él, que bueno, él obviamente tenía en una carrera y que hubiese sido obviamente La guinda del la torta. guinda de la torta Sí. haber ganado, ¿no es cierto?, las Olimpiadas. Difícil atribuirlo a algo, dicen, pero cree que una manifestación tan grande como es la Olimpiada, donde tú estás en una villa donde hay muchos otros jugadores, muchos otros deportes, es una tremenda fiesta con mucha gente, que si bien ellos estaban acostumbrados, pero igual es otra experiencia que cree que eso podría haber influido en haberlos quizás un poco desconcentrados. Pero Sí, bueno, parte de la historia. yo Oye, por rifarte Paolo, una domanda, dime. Paolo, ¿cómo mai nella tua carriera hai scelto di essere palleggiatore? Palleggiatore, Mara, io ho cominciato. Perdona, le hice la pregunta che in su carriera cómo decidió o cómo llegó a ser Armador. armador. Armador, sì. Dunque, io ho cominciato a giocare da giovane, beh, si faceva tutto, ma tutti i campionati giovanili fino a 18 anni, 19, ho giocato anche schiacciatore. Giocavo quando ero davanti, schiacciavo, dietro mi inserivo e palleggiavo. Una volta si usava giocare il doppio palleggiatore, no? Quindi Certo. passare attacco a tre. Però io ho schiacciato, io anche ancora ho una targa, un premio come miglior schiacciatore, finali nazionali under 15 a Modena. Ho fatto che con il Fano arrivavamo quinti, io sono stato premiato miglior schiacciatore, quindi ancora c'è la cosa. Dopo certo non ero alto, io alto 1,88 col gruppo della Juniores con Gardini, Cantagalli, loro alti tutti 2 metri, mi sono dovuto specializzare solo a palleggiare. E dopo ho giocato 3 anni in Serie B a Fano dai 16 ai 19 anni, che palleggiavo e schiacciavo, però dopo in Serie A sono andato a Padova. A 19 anni, il primo campionato di A1, palleggiavo e basta, perché a certi livelli non ero da schiacciatore, però ho giocato anche schiacciatore, sapevo fare tutto, quindi dopo, diciamo, è stata una cosa forzata per stare ad alto livello, per forza dovevo palleggiare, dopo, diciamo, sono stato abbastanza bravo a continuare a giocare. Questo così. Decía Alfredo que bueno, él de hecho partió siendo remachador, ¿cierto? Jugando en punta. De hecho tiene un premio al que a los 15 años ganó, ¿no es cierto?, como en un campeonato como mejor remachador. Y de ahí tuvo un tiempo que incluso jugaba, ¿te acuerdas que en un tiempo se jugaban con doble armador, ¿cierto? 4-2.
Sí. O bien también él cuando estaba adelante hacía de remachador y después cuando estaba atrás, ¿no es cierto? Hacía de armado. Sí. Y después cuando fue subiendo de nivel, obviamente ya las estrategias cambian y tienes que ser solamente una sola posición y cuando ya se profesionalizó, ¿no es cierto? A los 19 años llegó a Padova, pasó a ser solamente... ¿cómo se llama? Armador, pero armador, siento claro. Que Paolo está muy orgulloso de haber sido también remachador, porque todos los que fuimos armador alguna vez, que yo también lo fui, nos sentimos orgullosos de que también podemos hacer algo en la red. Es verdad. Además que Paolo, para la época y las generaciones actuales, no es un armador alto. Hoy día los armadores miden 2 metros. Entonces, también él tenía la capacidad, la técnica, el salto para ser un armador gigante. Era un equipo espectacular. Paolo, ahora, por favor, cuéntame, ¿cómo se produjo después tu transición de jugador a entrenador? Porque a mí me sorprende también mucho que en tu equipo, en esa selección, hay varios entrenadores. Gianni en Alemania, Gardini, Lorenzo sí. Bernardi, casi todos son entrenadores. ¿Pero por qué tú te motivaste? ¿Qué fue lo tuyo que te dio la motivación para seguir en el voleibol, esta vez desde fuera de la cancha? Ma sì, hai detto tu bene, il gruppo nostro sono tanti allenatori, Gianni, Gardini, Bernardi, Anastasi, De Giorgi, tanti. No? Solo Lucchetta che fa il commentatore televisivo, sì. Giorgi fa teatro, sì. Scrive, insomma. Certo. Però tutti probabilmente abbiamo avuto degli insegnamenti di Velasco, magari perché siamo stati anche una squadra che ha vinto, che magari ha sempre ragionato e poi da una parte si è sempre trascinato a rimanere nell'ambiente sportivo, nell'ambiente della pallavolo. Da quando ho cominciato a giocare a 10 anni ho smesso di giocare a pallavolo a 43, finito di giocare, ho fatto un anno fermo, dopo ho sentito la mancanza dell'atmosfera, dell'adrenalina, della palestra, gli allenamenti, le trasferte, i viaggi. E ho cominciato a far allenare, che poi io ho iniziato a fare l'allenatore delle donne, delle femmine, qui a Scavoli, qui vicino a casa mia, le Scavolini Pesaro femminile. E ho preso un grande rischio perché mi hanno chiesto di allenare una squadra che negli ultimi 3 anni aveva vinto 3 scudetti, 3 campionati, quindi per migliorare, però è stata esperienza per me. Ho fatto 2 anni con le femmine, poi sono passato gli uomini. E sto continuando ad allenare, non adesso sto allenando in A3, un anno fa l'ho allenato in A1 ma non è andata bene, però ecco, continuo ad allenare perché è una passione, anche se è una cosa totalmente diversa da giocatore. Giocare è una cosa, allenare un'altra. Allenare bisogna cominciare da zero, perché non è detto che tu sei stato bravo giocatore diventi bravo allenatore, no, non è così, perché tanti bravi allenatori non sono stati bravi giocatori. Velasco forse ha giocato in C, in B massimo, quindi non è detto, quindi bisogna avere, essere allenatore devi saper trasmettere qualcosa, avere una visione, cioè dopo sì, bravura, fortuna, un insieme di cose, però ecco, a me piaceva l'ambiente, ho cercato di rimanere dentro, però se devo dire adesso cosa è meglio, allenare o giocare, meglio giocatore. Meglio giocatore che allenatore, sicuro. Dice, ya, en resumen, Paolo dice que bueno, que él jugó de los 10 hasta los 43 años que se retiró, uh-huh. ¿Cierto? Y como bien tú dijiste, sí, pues muchos del equipo están siendo entrenadores actualmente. Y que habiendo sido un jugador, ¿no es cierto?, durante tanto tiempo es muy difícil deshacerse o alejarse del medio. Por lo tanto, obviamente la motivación estaba de seguir relacionado al voleibol. Estuvo un año parado, ¿no es cierto?, y después sintió que le faltaba, mancaba la adrenalina, ¿no es cierto?, del gimnasio, del voleibol, del ambiente. Y le ofrecieron, ¿no es cierto?, ser entrenador como primera vez de un equipo femenino y tuvo el desafío de que no era fácil porque este equipo venía ganando ya 3 campeonatos seguidos. Por lo tanto, él estrenaba como entrenador
¿no es cierto? Con un equipo que obviamente esperaban que todos ganaran. Y estuvo 2 años haciendo, ¿no es cierto?, como entrenador de damas y después pasó a varones. ¿Ok? Y comenta también que no hay una directa relación, obviamente, que si tú fuiste un gran jugador vas a ser un gran entrenador, ¿no? O sea, hay ejemplos, ¿no es cierto?, que el entrenador de ellos había jugado en la B, en la C, en la Liga, y es un gran entrenador. Claro. Sino que hay que tener, ¿no es cierto?, coraje, hasta fortuna, suerte, para poder ganar el campeonato. Y finalmente comentó que si le hicieran la pregunta si prefiere ser entrenador o jugador, obviamente prefiere ser jugador. Lógico. Oye, hablando también del voleibol italiano, uno ha visto videos, YouTube, especialmente en la liga italiana, hombres, mujeres, es muy sorprendente para uno que está en Chile, el nivel de asistencia de público, el auspicio, las marcas que participan auspiciando el campeonato, ver el público gritando, que cada equipo lleva sus fans, es muy impresionante visualmente. ¿Qué pasa ahora con el tema de la pandemia, que a lo mejor todo está cambiando? ¿Cómo ves tú o qué está pasando ahora en Italia con respecto a eso? ¿Y cómo se ve el futuro, crees tú, del voleibol en Italia? Questo sì, sarà un problema, sarà un punto interrogativo. Adesso a fine agosto noi cominceremo la preparazione, là la 1, la Superlega hanno già cominciato, hanno già iniziato, però bisogna vedere se il Covid ci sarà, se si aumenteranno ancora per settembre, ottobre, infatti c'è un po' di paura, naturalmente può darsi che le prime partite saranno ancora a porte chiuse, dal palazzetto non ci sarà pubblico, purtroppo per un giocatore, ma per un allenatore, per una squadra, giocare con poco pubblico, senza pubblico è brutto. Adesso stiamo vedendo in Italia che sta giocando il calcio senza pubblico è brutto, una cosa non bella. È molto raro. Sì, era una cosa strana, molto strano. Sì. E vediamo, cioè, i protocolli, speriamo che riusciamo a superare, però non sarà facile, anche perché in Italia sì, la pallavolo è seguita, giocare con il pubblico è bello, con gente tifi, fans, quindi speriamo, incrociamo le dita, sperando che tutto si sistemi. Certo, in questa situazione di pandemia la cosa principale sarà che devono trovare il vaccino, no? Vaccino per ma dicono che il prossimo anno forse ci sarà, quindi speriamo bene, però ecco, non sarà facile e aspetteremo anche il protocollo, le linee guida, come anche allenare, perché anche gli allenamenti non sarà facile, bisogna disinfettarsi, stare distanti, ma speriamo bene. C'è anche un punto interrogativo che tutti aspettiamo, che tutto si risolva per il modo giusto. Intendi bene, Fra? Sì, sì. Io, Paolo, cuéntame un poco, cuando tú eres jugador, cuando comenzaste a jugar en Italia, ¿tenías algún jugador que tú admirabas o tú decías, quiero ser como... Aquí en Chile admiramos mucho a los jugadores de Brasil, de Argentina, queríamos ser como Rajman, queríamos ser como Raúl Quiroga. ¿Tú tenías algún ídolo deportivo a quien tú quisieras cuando partiste? Io avevo un idolo, quando giocavo ero giovane, il mio idolo era Pupo Dall'Oglio, perché Dall'Oglio era... Dall'Oglio, sì. Francesco Dall'Oglio. Sì, è stato un palleggiatore nazionale, è stato allenatore. E io avevo come lui mito perché italiano, dovevo anche fisicamente altezza uguale a lui, pressappoco, quindi ammirato. Dopo, certo, ho ammirato tanti giocatori con cui ho giocato insieme e contro ho giocato, prima tu hai detto Raul Quiroga, ha giocato con me a Treviso, nella Sisley, ho giocato contro Karc Chirali, Timmons, Renan Dalzotto, cioè in Italia sono arrivati tanti stranieri bravi, forti, a Treviso c'è anche Paul Gratton, canadese che va a giocare in Francia, che era fortissimo, Ben Gustafsson, svedese. Sì. Sì, ci sono tanti
tanti giocatori, vabbè, brasiliani, Giba, Negrao, ho giocato con me Negrao, cioè, tanti giocatori che ho ammirato, che ci ho giocato contro, Joel Despain, Cuba, perché insomma, Sì. abbiamo giocato il mondiale, che siamo rimasti tutti amici, no, è stato, cioè, insomma, sono stato fortunato a giocare con giocatori importanti di tutto il mondo e anche contro giocatori importanti, insomma, senza parlare dei tanti italiani, insomma, però il campionato italiano è sempre stato un campionato importante dove sono venuti tanti stranieri forti, insomma, ancora adesso invece il campionato italiano è tra i più forti del mondo, forse c'è la Russia, il Brasile, Polonia, adesso in Polonia il livello è buono, però il campionato italiano, basta vedere adesso, a Perugia gioca Leon Cubano, che penso che è il giocatore più forte del mondo. Leon, Sì. quindi Guantoregna, Leal, cioè tanti giocatori importanti di altissimo livello. Fantástico. Mira, Paolo, mira, un poco para ir cerrando la conversación. Yo quiero agradecerte de corazón el que hayas tenido tiempo para conversar con nosotros a Chile, que estamos tan lejos, pero que gracias hoy día a la tecnología podemos estar hablando cara a cara. Quiero mandarte un abrazo gigante, desearte mucha salud a ti, a la familia en Italia, el voleibol, y bueno, invitarte a seguir en contacto. El fanpage de Amor por el Voleibol sigue y la idea es poder seguir honrando a gente como tú, que ha hecho tanto por el voleibol y que sigue haciendo actualmente tú como entrenador. Y eso, mandarte un gran abrazo, darte miles de gracias y bueno. Y nada, bienvenido siempre a compartir, a opinar, a seguir siendo amigo también de todos nosotros y el mundo del voleibol. Beh, tanto grazie per avermi chiamato, per avermi intervistato. E mi fa sempre piacere, insomma, parlare. Poi c'è da dire anche che con il Covid, che siamo stati 2 mesi, 3 mesi chiusi in casa, molto abbiamo fatto queste videoconferenze, con tanti, per parlare di pallavolo, con tanta gente, con tifosi, fans, anche conferenze con altri allenatori. Quindi a me mi ha fatto molto piacere che mi hai chiamato, grazie ancora e speriamo insomma che sia stata una chiacchierata, una conversazione buona, importante e spero di aver fatto felice. Dopo mi dirai dove verrà fuori questa cosa, mi manderai per seguire. Compartir. Intanto grazie ancora. De todas formas, un gran abrazo, Paolo. Estés muy bien. Y gracias, Matías. Grazie Mattias per aver tradotto. Grazie Grazie a te, tante. Paolo. Grazie Grazie. Alla prossima allora. Crepi a te. De todas formas. il prossima, in bocca al lupo. lupo, grazie, vive il lupo. Allora Vai. ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.